Se in questo momento l'Unione Europea sta parlando di tetto massimo al prezzo del gas per abbassare il costo dell'energia alle famiglie e alle imprese, è grazie al fatto che l'Italia l'ha proposto. Il tetto massimo al prezzo del gas è una battaglia dell'Italia che continueremo a portare avanti anche nelle prossime settimane, in tutti i consessi utili per ottenere questo risultato. L'Unione Europea non può sottovalutare in questa fase storica l'impatto che sta avendo la guerra in Ucraina sui costi dell'energia. E tra l'altro dobbiamo dirci con molta franchezza, mettere un tetto massimo al prezzo del gas significa anche dare meno risorse economiche a Putin per finanziare la guerra in Ucraina. Quindi noi continueremo ad andare avanti, andrà avanti il governo, primo tra tutti il Presidente del Consiglio. Lo stesso sulla crisi alimentare, siamo molto preoccupati del fatto che l'impatto della guerra in Ucraina, oltre al fatto di stare bloccando decine di tonnellate di grano nei porti ucraini a causa del blocco navale russo, in questo momento sta causando anche instabilità, fibrillazioni in alcuni paesi dei continenti più vulnerabili come l'Africa e come l'America Latina, e noi non ce lo possiamo permettere. Dico tutto questo perché l'Italia in questo momento ha bisogno di serietà, stabilità e sicurezza, e per farlo bisogna mettere da parte gli interessi di partito, bisogna mettere da parte gli attacchi al governo, bisogna mettere da parte le polemiche.